Maurizio Di Giosia è il nuovo direttore generale dell'ASL di Teramo. La Regione Abruzzo lo ha appena designato a capo dell'azienda sanitaria teramana, facente funzioni da oltre un anno. Dalla nomina, cioè, del compianto Roberto Fagnano in Regione, Di Giosia ha dovuto attraversare il mare tempestoso della pandemia da Covid-19 e gestire un'emergenza mai vista in precedenza. Un bilancio che alla fine è sicuramente positivo e che cancella la paura di quei primi giorni confusi di marzo scorso e di quel focolaio all'interno del Mazzini. Direttore Di Giosia, lei è stato facente funzioni in un momento complicatissimo. Ecco, com'è andata, se può fare un bilancio? Ringraziando Dio, alla fine è andata bene. Per come si era messa all'inizio, ho visto anche che avevo contro tutto il mondo, contro di me, si è scatenata una pandemia nei miei confronti, però contro l'azienda più che contro di me. Però ecco, quello che volevo dire è che l'azienda ha fatto tutto quello che doveva fare. Io solo a ripensare a quello che abbiamo vissuto qualche mese fa mi preoccupo, e mi preoccupo pure per il futuro, perché dobbiamo stare molto attenti su questo Covid-19. Andremo incontro ad un autunno dove andrà a commissionarsi l'influenza di routine con il Covid. Certo, il Covid può tornare in autunno ed ogni cosa deve essere pensata per affrontarlo, ma le grandi sfide che aspettano il neo direttore generale dell'ASL di Teramo guardano lontano. C'è da costruire il nuovo ospedale per acuti, rafforzare la medicina sul territorio e abbattere le liste d'attesa. È ovvio che dovremo dare un'impronta a questa azienda, soprattutto per confermare la tradizione della sanità teramana, una delle sanità più, noi abbiamo l'unica della realtà abruzzese quasi pubblica al 100%, non abbiamo strutture private sul territorio, pochissime strutture private sul territorio, quindi dobbiamo continuare a caratterizzarci su questo, potenziando soprattutto, io sono fermamente convinto sulla necessità del nuovo ospedale come lo era Fagnano. Il nuovo ospedale per acuti altamente tecnologico, puntare molto al territorio, perché dobbiamo, come possiamo dire, dobbiamo bloccare la cura anche nel territorio, evitare che ricoveri inappropriati in ospedale vadano a intasare gli ospedali, e soprattutto adesso bisogna rimboccarci le maniche per le liste attese, che già rappresentava un problema prima del Covid-19. Col Covid-19 si è fortemente aggravato, perché sono state completamente sospese tutte le attività aziendali in merito. Adesso dobbiamo riprenderli e soddisfare, appunto, andare incontro alle esigenze dei cittadini. Maurizio Di Giosia ha 59 anni, di Montorio Alvomano, ed è entrato giovanissimo all'ASL di Teramo come collaboratore amministrativo. Ha scalato tutti i vertici dell'azienda ed oggi, commosso, ringrazia la comunità teramana tutta, che nei momenti più bui non gli ha fatto mai mancare il suo sostegno.